Dolcinicorni, in questo video vi andrò a mostrare quello che ho comprato in questo periodo. Come già vi avevo detto, dovevo comprare qualcosa di abbigliamento, ma ho preso anche altro. Sì, ho preso anche altro, ad esempio inizio subito da lui. Ho trovato finalmente il peluche di Dobby, ragazzi, l'ho cercato ovunque. Come voi sapete, io amo Harry Potter, sono cresciuta col mondo di Harry Potter e non trovavo mai Dobby da nessuna parte. L'ho trovato presso il parco commerciale I Portali, dove ho fatto l'evento del firmacopie, che è andato stra bene. Eravate tantissimi, più di 300 persone, è durato 4 ore di firmacopie e sono contentissima. E niente, vi adoro, vi amo, grazie. E ho trovato lui, il mio piccolino, in un negozietto che vendeva articoli dedicati al mondo di Harry Potter della magia. E quindi ho detto, ok, tu vieni con me. E l'ho portato con me dritto a Siracusa. È costato un botto di soldi, però finalmente ce l'ho il mio Dobby, eccolo qui, mamma mia, ma quanto è carino, quanto è puccioso. Poi, dato che stiamo parlando di peluche, andiamo avanti. Un altro peluche che ho comprato e che ho mostrato su Instagram, quindi seguitemi sempre su Instagram, e lui è Italo ed è un unicorno troppo puccioso. Ha i colori dell'Italia e quindi l'ho chiamato Italo. In teoria si chiamava Candy Corn, però Candy è qualcosa, però no, non mi piaceva. Preferisco Italo perché lui è italiano e quindi Italo, ed è morbidissimo, ragazzi. Questo qui l'ho preso da Marameo. Stessa cosa questo, ma guardate, è un leocorno, ma non è troppo carino. Il bello è che si ci può fare anche la piastra, tipo così la piega, e i capelli li diventano tipo, non lo so, di un cantante degli anni 70, guardate. E poi basta sciacquarlo e lì diventa tipo un pazzo scatenato come me, ed è bellissimo, cioè è troppo puccioso. E lui si chiama Ramsay, tipo Gordon Ramsay, lo chef, però sicuramente gli cambierò nome, anzi, decidetelo voi, che nome diamo a questo nuovo piccolo leocorno? Fatemelo sapere giù nei commenti. L'ho pagato 6,99 euro circa da Marameo, lì trovate di tutto e di più. Poi andiamo avanti. Per quanto riguarda il mondo dei giochi, ho acquistato Just Dance 2019. Io amo Just Dance, voi lo sapete, mi diverte tantissimo a ballare insieme ad Andrea, insieme ai nostri amici, ed è super mega divertente. E in più c'è anche la canzone con la Sabri Gamer, e quindi quando l'ho preso ho fatto subito la sua canzone ed ero prima in classifica, ma poi qualcuno mi ha battuto, ma comunque dettagli, e mi sono divertita tantissimo. Questo qui lo potete trovare al GameStop, ovunque, su Amazon, dove volete voi, ma Just Dance vale veramente la pena di prenderlo. Poi ho preso, anzi sono stata costretta a riacquistare il mio Nintendo 3DS XL, perché il mio, che era quello là dei Pokémon, che era Sole e Luna, si è rovinato, ovvero la batteria durava tipo 20 minuti ed era una cosa intollerabile, perché io ci gioco sempre con New Style Boutique 3 e quindi si era un pochettino fatto, e ho detto assolutamente no, e ho preso questo qui bianco, però è puccioso anche questo, va bene così, va bene, almeno posso giocare. Poi ho preso dei giochi da tavolo. Come voi sapete, io sono amante dei giochi da tavolo e ho trovato finalmente il Cluedo di Harry Potter. Non vedevo l'ora di averlo tra le mie manine. Ancora non ho avuto la possibilità di giocarci, perché in questo periodo tra eventi, firmacopie, non abbiamo neanche il tempo di fare voglio giocare, che già siamo sopra l'aereo, stiamo partendo, quindi non ce la facciamo. Però non vedo l'ora di giocarci, magari nel periodo natalizio sicuramente, perché è particolare, ci sono tutte le stanze di Harry Potter, c'è la Gringot, c'è anche la casa proprio dei Grifondoro, cioè di tutta la foresta proibita, e quindi è bellissimo. È troppo puccioso. Questa qui dell'Hasbro lo potete trovare in tutti i negozi di giocattoli, anche se lo stanno quasi levando dal commercio, quindi su Amazon secondo me lo trovate, anzi vi lascio il link giù in descrizione, così andate a spulciare su Amazon e lo troverete sicuramente. Un altro gioco da tavolo è questo qui, che è Monopoly Gamer di Mario Kart. Come voi sapete, io amo Super Mario, amo Mario Kart perché gioco sempre con i miei amici, e quindi quando l'ho preso, è sempre dell'Hasbro, quando l'ho preso sono stata contentissima. Abbiamo già giocato a Mario Kart Gamer ed è una figata pazzesca, è bellissimo. E poi in questo periodo di feste, che si sta avvicinando il Natale, i giochi da tavolo, ragazzi, prendeteli, riscoprite i giochi da tavolo perché sono bellissimi.
Ok, altre cose che ho preso. Questo qui non l'ho acquistato, ma è stato un regalo che mi è stato fatto. L'hanno preso da Primark ed è lo zainetto di Harry Potter. È stupendo, è bellissimo, è color borgogna, quindi top. E poi ci sono i vari stemmi e secondo me è bellissimo e me lo sto portando in tutti i firmacopie perché è comodo. Ci posso mettere là qualunque ed è super mega resistente, tipo le ultime parole famose, domani si romperà. Speriamo di no, incrociamo le dita. E questo qui, ripeto, l'hanno preso da Primark perché tutti me l'avete chiesto su Instagram. Ecco, Primark è la vita, lì potete trovare tutto. Da Essence, no scusate, da Essence, cioè all'OVS ho preso dei prodotti di Essence. Ora prendo qua la mia borsettina. Allora ho preso il nuovo primer di Essence, che è quello glow, effetto un pochettino scintillante, e funziona perché fa anche da illuminante, quindi top. Ho preso anche il mascara, questo qui I Love Extreme. Io mi trovo benissimo con i mascara della Essence, costano poco e sono veramente super validi, ti fanno le ciglia tipo tipo non lo so, tipo bambola, non lo so, ma sono bellissimi. Ho preso anche la cipria, questa qui che non è quella bianca che uso sempre io, ma è una mattificante, sempre cipria, numero 10, light beige, e mi sto trovando bene. E stessa cosa vale per il fondo, ho preso sempre questa tipologia qua che si chiama Awake Makeup e mi sto trovando benissimo, quindi viva la Essence, viva soprattutto che si può trovare ancora nei negozi tipo OVS. Poi di makeup ho preso questo qua che è l'Instant Anti-Age della Maybelline, è il miglior correttore che io abbia mai provato, insieme a quello là di Wycon. Però vi posso dire che questo qua è il top, Wycon a Siracusa ha chiuso e quindi non posso né prendermi le mie amatissime tinte labbra né il mio amatissimo correttore, e quindi sono tipo un po' così, ma comunque. Poi ho preso questo qui che l'ho preso sempre all'OVS, è un portaocchiali. Molto carino, molto puccioso, abbinato al mio beauty che vi ho mostrato nel precedente video haul. E poi ho preso degli occhiali da sole, voi dite ma il sole dov'è? Però li ho sfruttati tutto agosto, della Polaroid, e sono così. Sono fighi, sono molto belli e sono veramente super mega utili, me li porterò soprattutto in giro sperando nel buon tempo, anche se è previsto il diluvio universale ovunque. Ma comunque, ho preso sopra l'aereo questa qui che è la Tangle Teaser e l'ho pagata 10 euro. 10 euro, non mi ricordo se ero su EasyJet o su Ryanair perché sto prendendo tutti gli aerei del mondo, quindi non me lo ricordo, però mi è caduta a terra e adesso sento questo rumore. Non so cosa sia successo, però all'esterno sembra niente, ma dentro sicuramente. È successo il paratraccone, ma va bene. Poi sono stata da Lush a Milano e ho preso Atollo 13, che mi piace tantissimo, ed è uno scrub gel per il corpo. E Non ti scordar di me. Ecco, col Non ti scordar di me ho avuto dei problemi perché è molto molto oleoso e se non utilizzo un pad per rimuoverlo è la fine. Cioè è tipo una padella con tutto l'olio e potete friggerci tipo la cipolla, per farvi un esempio. Quindi se avete i pad ve lo consiglio, se non ho. Ho preso una Yankee Candle, sì, perché in inverno io adoro ricomprare le Yankee Candle, e ho preso questa qui che è A Calm, allora, stiamo calmi, A Calm, A Quiet Place, ve lo dico in italiano, un posto calmo e pieno di pace, molto bene questo qui, e fa un odore fresco di un pochettino di spa. Ah, mi ricordo tantissimo la spa e borotalco, quindi mi fa impazzire. Passiamo all'abbigliamento. Allora, come vi avevo detto precedentemente, dovevo fare degli acquisti per quanto riguarda l'abbigliamento. Sono stata da Tagli e da Tagli ho preso questo maglioncino super mega peluscioso. Guardate che carino, è rosa e ha tutto questo pelo di fuori. L'unica cosa è che il pelo c'era anche dentro e non ci avevo fatto caso. Quindi ieri quando ho provato a metterlo un pochettino pungeva, però niente, me lo metterò sotto con tipo una canotta, così non sentirò il fatto che punge, anche perché è un semi crop top, quindi è anche un po' corto. Poi ho preso questo body bellissimo, ragazzi, questo body è la vita. È tutto rosa, è super morbido, ha i peluscini qua ed è bellissimo, mi ricorda quello di una coniglietta, non so perché, ma è troppo morbido, telli la vita pure questo. Poi ho preso da Terranova questo maglioncino, sempre con il peluche qua che sembra uscito dalla Russia, non lo so, tipo quella Mosco, non so perché, però è bellissimo ed ha l'effetto palloncino nelle braccia. E poi ho preso questo qui da, non me lo ricordo se era Tagli o Terranova, no, da Tagli, questo qui, e mi piace tantissimo perché ha il cappuccio,
faccia, solo che sembro tipo una scema uscita da un, non lo so, un film di Star Wars, con questo qui. E poi ha i pompon, che ci potete prendere a colpi i vostri amici, ed è super mega morbido. Penso di aver finito con... No! Ho preso anche questa qui, che è la nuova cover del mio iPhone XS Max, ed è il color mandarino, è il nuovo colore dell'Apple, e quindi ho detto ma vai, è bellissimo ed è super mega bella. E basta, penso di aver finito, sto controllando perché non vorrei dirvi cavà. Sì, è finito! Allora, questo era tutto quello che ho acquistato in questo periodo, non lo so se acquisterò altre cose, probabilmente, ma non lo so. E volevo ringraziare veramente tutti i partecipanti al firma copia di Catania. Siete stati il top, mi avete lasciato il cuore pieno di gioia, e vi adoro tantissimo. Io adoro tutti coloro che mi stanno inviando le foto del mio libro, sia a me sia ad Andrea, quindi seguite sia me e Andrea su Instagram, perché ricondivideremo piano piano tutte le vostre foto, perché se non muoio in un video non devo mai tirare, perché sennò mi affogo. Molto bene. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sempre sapere con tantissimi like. Io vi mando un grandissimo bacio, super mega iper puccioso, sto rompendo il letto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolcini corni.